Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Mercoledì 4 dicembre, nuova puntata in nostra compagnia di Good Morning Milano. Ci avviciniamo a una data importante, quella del 12 dicembre, che è una data fondamentale per la città di Milano, per ricordare quella che è stata la strage di Piazza Fontana. E oggi ne vogliamo parlare con un'importante istituzione della nostra città. Stiamo parlando dell'ANPI, qui rappresentato dal proprio presidente Roberto Cenati. Buongiorno Buongiorno, Roberto. buongiorno a tutti. Grazie mille di essere qui, presidente dell'ANCI. Ormai diciamo fuori onda, ormai sono 8 anni che sei presidente dell'ANCI, insomma, Esatto, sì. quindi. Sono 8 anni che sono presidente dell'ANPI, ma lo faccio molto, molto volentieri perché l'ANPI ha una profonda ragione di essere in questo momento storico. Chissà quanti ti chiedono ancora parlare di partigiani, ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, ricordiamo, nel 2020, ma basta, Roberto, passiamo oltre. E invece tu ci dici no, anzi. No. Io dico che invece è doveroso parlare di antifascismo in un momento delicatissimo della società italiana, ma non soltanto della società italiana, ma dell'Europa, in cui si manifestano movimenti neofascisti, neonazisti, assistiamo ad una preoccupante deriva xenofoba, razzista e antisemita. E questo, dico chi ci segue da casa, non vuol dire che quindi noi siamo comunisti o chissà cosa, anarchici o cosa, siamo semplicemente antifascisti. Io ricordo Esatto. sempre che il contrario di fascismo è antifascismo, non è altro. Esatto. Poi ognuno pensa a fare l'antifascista come vuole lui, nel senso, ma che lo si fa non per ideologia partitica o cosa, ma per ideologia di democrazia, mi viene da dire, per una voglia di libertà, di democrazia, che è quello che il fascismo invece va a cancellare completamente. Poi ognuno trova il suo modo di trovare Certo. libertà, politicamente poi ci schieremo ognuno con i propri colori, le varie sfumature e i vari colori dal giallo al rosso al verde come vuole, però no. Certo, l'antifascismo invece deve essere il valore che ci unisce, il valore della libertà, il valore della pace, il valore della solidarietà, che sono i valori per i quali tanti giovani e meno giovani hanno dato la propria vita per la libertà di tutti noi. E questo è il fondamento dell'antifascismo che deve unire e non dividere. Un binomio, quello dell'ANPI e della strage di Piazza Fontana, indissolubile, ma soprattutto che nasce, diciamo, immediatamente, vero? Nasce immediatamente, c'è stato sempre un rapporto di affetto, di vicinanza dell'ANPI nei giorni tragici della strage di Piazza Fontana. È un rapporto che poi si è consolidato nel tempo. Io voglio anche sottolineare un'altra cosa. Proprio qualche ora dopo la strage di Piazza Fontana si era riunito proprio nella sede dell'ANPI storica di via Mascagni 6 il Comitato Permanente Antifascista per la difesa dell'ordine repubblicano che aveva deciso il giorno successivo di partecipare poi ai funerali delle vittime di Piazza Fontana che si svolsero il 15 dicembre del 69. Il Comitato Antifascista ha svolto un'azione importante, è stato punto di riferimento importante per Milano negli anni della strategia della tensione ed è sorto ancora prima della strage di Piazza Fontana. Perché tu poi mi raccontavi, io ignorante diciamo su questa tematica, mi hai detto poco fa, che insomma si è arrivata a strage di Piazza Fontana dopo una serie di eventi però, che anzi andarli a leggere poi col famoso senno di poi avrebbero dovuto farci riflettere molto, ma che alcuni in realtà, come ad esempio appunto il Comitato Permanente Antifascista, già aveva individuato, Certo, no? certo. Cosa succede nei mesi precedenti la strage di Piazza Fontana? Nei mesi precedenti, furono dal 15 aprile 69 al 12 dicembre 69 ben 22 attentati neofascisti, i più principali dei quali furono, beh, cioè, non soltanto a Milano, ma Sì, anche a sì, sì. Padova, per esempio. A Milano ci fu il 25 aprile l'attentato alla Fiera Campionaria di Milano e alla Stazione Centrale di Milano, nell'agosto gli attentati ai treni. Per questi attentati furono poi condannati in via definitiva Freda e Ventura. Ma c'è stato anche un rapporto, un dossier della Regione Lombardia del 1971-74 che aveva individuato tutta una serie di aggressioni a studenti, a democratici, a sedi di partito, che si svolsero dal gennaio al dicembre del 1969.
E il comitato antifascista è sorto proprio nel maggio del 69 per far fronte a questa deriva neofascista che stava imperversando nel nostro paese e a Milano, che è città medaglia d'oro della Resistenza. Li ricordiamo sempre, infatti. Che cosa ci puoi insegnare un atto così barbaro, così tremendo come quello della strage di Piazza Fontana? Noi lo ricordiamo sempre. Anzitutto, se non ci fosse stata il 15 dicembre del 69, la piazza, quella straordinaria manifestazione di 300.000 lavoratori milanesi in Piazza Fontana, che avvertirono subito il carattere eversivo e neofascista di questa strage, forse noi non saremmo neanche qui a parlare. Ma noi ricordiamo sempre questo fatto, non soltanto per portare solidarietà alle vittime di Piazza Fontana e alla 18ª vittima, Giuseppe Pinelli, che Napolitano aveva ricordato nel 2009 nell'incontro con le vedove calabresi e Licia Pinelli, ci deve rendere vigili sui pericoli che la nostra democrazia può ancora correre per il risorgere di questi movimenti neofascisti e neonazisti che sono ancora presenti purtroppo nel nostro paese. E io lo dico sempre, c'è un filo nero che attraversa la storia del nostro paese, rappresentato dalle stragi, dallo stragismo, ma anche dalla presenza di questi movimenti che sono risorti. Anche perché l'Italia i conti col fascismo non li ha fatti fino in fondo. Ecco, appunto, tu hai detto risorti, però hai detto anche i conti non li ha fatti fino in fondo. Vieni a dire, quindi sono risorti, non sono mai morti questi rigurgiti fascisti, qualcuno diceva, no? Sì. Oppure... Cioè, cosa è successo a un certo punto? Mi vuoi dire tu che mi dici che la Resistenza ha fallito? Non ci credo. No, assolutamente okay. No. Assolutamente no. No, la Resistenza, noi abbiamo avuto delle rotture fondamentali della storia del nostro paese, che sono state la Resistenza italiana contro il nazifascismo, l'Assemblea Costituente che ha votato la Costituzione, che è l'eredità più preziosa, e il voto alle donne. Ma è una rottura che è avvenuta nella continuità, perché i prefetti e questori che sono stati prefetti e questori del regime fascista sono stati riciclati nella Italia repubblicana e hanno continuato a svolgere un ruolo non positivo. E quindi questa rottura nella continuità ha determinato poi problemi di continuità di questo filone nero, diciamo, nel nostro paese, che ancora oggi dà motivo di essere preoccupati, mi viene da dire, no? Dà motivo di essere preoccupati. L'esempio più eclatante è quello delle minacce che sono state rivolte alla senatrice a vita Liliana Segre, alla quale è stata affidata una scorta. Mai più, fino a qualche anno fa o fino a qualche mese fa, avremmo immaginato che una sopravvissuta alla Shoah e una testimone preziosa delle nefandezze del nazifascismo potesse essere minacciata e addirittura... Potesse essere di nuovo in pericolo, dovrebbe dire, no? Cioè, essere ancora in pericolo, dopo quello che è passato, dopo i pericoli che ha passato, esatto, durante l'Olocausto, ritrovarsi ancora in pericolo in anni che in teoria dovrebbero essere i più, esatto, pacifici e sereni per lei, in esatto, teoria però. Esatto. E questa è una cosa veramente incredibile, si sono rotte tutte le barriere, c'è un clima di intolleranza, di odio, di antisemitismo, di xenofobia che fino a qualche tempo fa era impensabile, era inimmaginabile. Come secondo te, perché fa ancora così tanta presa questo tipo di comunicazione, mi viene da dire, perché ma l'ideologia ancora mi fa ancora più paura. Ma io credo che derivi un po' da un fatto che la società sia spappolata, da tanto tempo ormai sono scomparse le fabbriche, che erano le fabbriche, i luoghi di lavoro comunitari, che erano un luogo comunque di democrazia.
Viviamo in una società frammentata, i giovani fanno fatica a trovare lavoro e se trovano lavoro fanno semplicemente un lavoro precario. È una società che non è in grado di trasmettere la memoria, che vive solo nel presente, che ha rimosso completamente il passato, ognuno vive per sé, c'è una chiusura egoistica delle persone nel proprio io e non si pensa all'interesse comune. Liliana Segre dice sempre questa frase, che l'indifferenza, secondo lei, è peggio della violenza stessa, perché significa voltare la faccia dall'altra parte di fronte alle sofferenze della gente. Noi ci troviamo in una fase di questo tipo. Ognuno vive per sé, non si preoccupa degli altri, ma se non si vive per il bene comune, allora possono succedere questi guai. E dal 1969 Ampi non gira le spalle appunto a Piazza Fontana e alle vittime e ai parenti delle vittime, e anche quest'anno infatti si torna in piazza. Giusto, come funzionerà la giornata del 12 dicembre di quest'anno? Certo. Sarà una giornata molto intensa, perché per la prima volta, devo dire, un Presidente della Repubblica partecipa ad una iniziativa su Piazza Fontana. Ci sarà un consiglio comunale straordinario al quale partecipa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si svolgerà poi, al termine di questo consiglio straordinario, il corteo tradizionale che viene organizzato dal Comitato Permanente Antifascista fino a Piazza Fontana. Questa sarà la giornata di Piazza Fontana, ma non finisce qui, perché io voglio ricordare anche un altro appuntamento importante, quello del 15 dicembre. Il 15 dicembre l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha deciso di celebrare una messa solenne nel Duomo di Milano, è una domenica alle 17:30, a ricordo delle vittime della strage di Piazza Fontana. Credo che questo sia un segnale importante da parte della Diocesi di Milano di attenzione e di sensibilità per quella tragica vicenda, quella strage terribile che è avvenuta il 12 dicembre del 1969. Fra l'altro, proprio il 15 dicembre saranno 50 anni esatti, esatto, dai funerali di Piazza delle Vittime. 50 anni si ritorna proprio a vivere le stesse date, negli stessi momenti, insomma, davvero un momento per cui la città dovrà trovarsi unita, e grazie all'Ampi, insomma, si riesce anche a rivivere. La memoria storica di quei momenti che è importante appunto non dimenticare. Ricordiamo però, insomma, Ampi fa iniziative tutto l'anno, su tantissime tematiche. Cosa significa per te essere il presidente dell'Ampi di Milano e provincia? Significa tenere viva la memoria della resistenza, ma soprattutto rilanciare nella società contemporanea, che sembra avere dimenticato la storia, i valori per i quali tanti giovani e meno giovani hanno dato la propria vita per la nostra libertà, che sono i valori della pace, dell'antifascismo e i valori della solidarietà. Di antifascismo ognuno dice cosa significa essere oggi antifascisti, ma io prendo sempre ad esempio una frase di Vittorio Foa, che è stato un grande sindacalista e antifascista e combattente per la libertà. Vittorio Foa dice che per lui antifascismo non significa soltanto, non aveva significato soltanto per lui contrapporsi alle nefandezze del nazifascismo, ma ha assunto col passare degli anni un valore positivo. Significa non prevaricare l'altro, non pretendere di imporre la propria ragione sull'altro, significa combattere contro le ingiustizie che ci sono nel mondo del lavoro, contro i pregiudizi, contro l'intolleranza. Quindi dà dell'antifascismo un valore positivo. Significa lottare anche per una società migliore e più giusta, che è quella prefigurata nella Costituzione repubblicana. Questo significa essere antifascisti. Tu dici sempre giovani e meno giovani, erano tanto giovani partigiani, tantissimi, giovanissimi.
Ne vedi tante anche adesso di giovani, però. No? Ne vedi tante anche adesso certo, di giovani, certo, sicuramente, nelle certo. scuole, nelle vostre iniziative. Esatto. Come sono questi giovani di oggi? Sono giovani che dici, noi giornalisti spesso e volentieri dici, li dipingiamo come privi di ideali, privi di un punto di riferimento, in balia dello smartphone e basta. È davvero così o no, c'è no, speranza? No, non è così. Secondo me la speranza non deve essere mai abbandonata. Non l'hanno abbandonata i partigiani e le donne che hanno combattuto per la libertà in momenti molto peggiori di quelli che stiamo vivendo noi. Questo non lo dobbiamo dimenticare. Ecco, non è che questo, perché hai detto giusto una cosa interessante. Momenti molto peggiori molto di quelli peggiori che stiamo vivendo adesso, che noi pensiamo di vivere nel periodo peggiore però, del mondo, quando invece non è così. Non è Ma come sono appunto questi giovani? Dicevi? Ma questi giovani invece sono molto interessati quando si va nelle scuole. Noi nel 2018 abbiamo avuto 38.000 contatti come ampi di Milano e ampi provinciale di Milano, Milano e provincia, sì. 38.000 contatti di giovani nelle scuole e i giovani hanno sempre dimostrato interesse alle nostre iniziative, soprattutto quando riusciamo a portare qualche testimone dei fatti di allora. Purtroppo i testimoni di allora ci stanno lasciando per motivi anagrafici, ma non è vero che i giovani sono indifferenti. I giovani, se coinvolti attivamente in quello che facciamo, nella memoria, rispondono bene e sono interessati. Ricordiamo allora bene l'appuntamento, Roberto, per il 12. A sì. Che ora? Dove? So che poi c'è anche una proiezione alla sera, abbiamo visto ampi alle 20:30 c'è una proiezione anche di un film proprio sulla strage di Piazza sì, Fontana. Sì, c'è la proiezione di un film sulla strage di Piazza Fontana alla Casa della Memoria. Ecco, qui alle 20:30. In via Federico Confalonieri 14. I familiari di Piazza Fontana poi fanno un tradizionale concerto a memoria delle vittime di Piazza Fontana nella sede dell'Unione dei Commercianti, quindi c'è tutta una serie di iniziative diciamo così notevoli quel giorno lì. Iniziamo con il Consiglio Comunale, giusto? Straordinario, con la presenza del Presidente della Repubblica. Esatto. Alle 2, dicevo. Dalle 14:30 alle okay. 15:30 più o meno. Poi alle 15:45, alla fine di questo Consiglio Comunale, tra le 15:45 e le 16, c'è il concentramento del corteo in Piazza della Scala, che percorre le vie centrali per giungere in Piazza Fontana, dove alle 16:37, o poco prima dell'orario dello scoppio della bomba, verranno deposte le corone davanti alla sede della ex Banca Nazionale dell'Agricoltura. Inizieranno poi i comizi ufficiali. Parteciperanno quest'anno, ci saranno tra i principali, diciamo, Carlo Arnoldi, che è presidente dell'Associazione Vittime di Piazza Fontana, Manlio Milani, che è presidente della Casa della Memoria di Brescia, perché quest'anno ricorre anche il 45esimo anniversario della strage di Piazza della Loggia, poi Carla Nespolo, presidente nazionale ANPI, e Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. Conclude poi Bertolè, che è presidente del Consiglio Comunale. Roberto, bene. Io ti ringrazio tantissimo davvero per essere venuto ancora qui con noi. Io sono contento di ritrovarti ogni tanto, perché è sempre bello, interessante sentire parlare di questi temi e ricordare che sono temi che non passano. I 50 anni non passano, non fanno cambiare nulla, anzi, bisogna sempre sì. più ricordarli, anche perché, appunto, come dicevi tu, alcuni testimoni ahimè ci lasciano per motivi anagrafici, quindi il testimone passa a noi e quindi dobbiamo essere noi a portare avanti questa memoria. Certo. Grazie mille davvero, grazie Roberto. A voi, grazie mille, grazie. Roberto Cenati, presidente dell'ANPI di Milano e Provincia. Grazie, grazie mille. A voi, buona giornata. Grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. L'appuntamento, come sempre, torna domani. Sempre qui su Milano All News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto. Grazie.